Di filo. Oggi vi propongo un progetto facilissimo per realizzare una borsa come quella che ho preparato per me in questo modo. È comodissima come tutte le borse d'altronde e all'esterno ho utilizzato un mio vecchio pantalone, ma potete utilizzare uno di questi pantaloni estivi, ma potete tranquillamente utilizzare un tessuto nuovo. E poi all'interno ho messo un tessuto abbinato con l'esterno e ho applicato questi semplici manici. Ora qui si presenta così. Io la trovo molto molto carina. Quindi vi lascio al tutorial. Per realizzare la borsa io ho preparato un tessuto per l'esterno ricavato da un vecchio jeans, ma potete in alternativa un jeans di questi estivi. In alternativa potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto, un tessuto abbinato per l'interno, questo per realizzare le scintille. E sulla gamba del jeans mi sono messa qui subito dopo il cavallo. Questo è importante in modo tale che la parte superiore eventualmente la possiamo utilizzare per fare altri progetti di cucito. Quindi ho tagliato, ho tracciato questa linea. Da questa linea ho preso 45 centimetri, 45 e ovviamente 45. Se non sono proprio allineate, cercate comunque di andare con una linea retta e perché sapete che c'è una sagoma sul pantalone, quindi andiamo. Quindi a tagliare. Questo lo utilizzeremo per altri progetti. Questo si può utilizzare per la borsa che c'è anche il tutorial. Questa parte la utilizziamo per la borsa di oggi. Ecco qui il nostro pezzo. Ora dobbiamo ritagliare e lo farò lungo questa che è la cucitura esterna del pantalone. Vado quindi a ritagliare questo. Da questo pezzo ricaviamo il nostro rettangolo di 44x44 o per esempio in questo caso sarà un quadrato di 42. Va benissimo, potrebbe essere, dipende dal vostro jeans, potrebbe essere 44 e così via. Se lo fate con un tessuto nuovo, io vi consiglio di farlo almeno 45. Comunque, in questo caso sarà 42. Allineate per bene in basso e poi tracciate in verticale. Allineando qua e anche in questo caso prendiamo la stessa misura in che abbiamo preso in basso, quindi 42. Abbiamo detto che l'altezza la facciamo anche in questo caso di 42, quindi la facciamo da qua. Allineiamo qua e lungo questa linea. Torniamo verso il basso. E ritagliamo il rettangolo di tessuto, quindi andiamo a ritagliare lungo questa linea. Ovviamente prima di ritagliare ricontrolliamo eventualmente le misure. Riporto la stessa misura sull'altro pezzo di tessuto, semplicemente, ovviamente una volta ritagliato faccio qualche controllo per vedere se tutto abbiamo tagliato per bene, lo vado a posizionare sull'altro pezzo e quindi vado a tagliare così.
attorno. Ed ecco qua, sempre lo stesso, lo utilizzerò per ritagliare il tessuto all'interno. Ed ecco qua i due pezzi esterni e i due pezzi per l'interno. Applico ora i manici sulla parte esterna della borsa. Questa lunghezza è di 30 cm, ma voi potete tranquillamente farlo più lungo in base alle vostre esigenze. Se utilizzate questo tipo di prodotto, dovete comunque eliminare per evitare sfilacciamenti, anche se questo andrà all'interno, quindi non è necessario. Ovviamente lo facciamo per questo e per questo. Per applicare il manico io mi metterò a circa 13 centimetri dal bordo esterno. Poi ovviamente questa, ecco, il mio resterà a 15 centimetri l'uno dall'altro. Lo potete ovviamente adattare alle vostre esigenze. Quindi io vado ad inserire proprio su questo bordo qui, scusate, questo segno qui, e la stessa cosa faccio su quest'altro lato. Ripeto la stessa operazione anche sull'altra parte esterna della borsa. Prima di andare alla macchina da cucire, controllate sempre che siano comunque messi allo stesso modo. Ora, alla macchina da cucire, effettuiamo una cucitura qui con il punto dritto proprio per fissare, ovviamente su tutti e quattro questi. Ecco qui i manici fermati sia su questa parte che su questa. Vado quindi ad assemblare la parte esterna, sovrapponendo in questo modo i due pezzi. Fisso con degli spilli tutti attorno. Alla macchina da cucire farò una cucitura con il punto dritto qui lungo questi tre lati, lasciando aperto qui in alto. Queste sono le cuciture che io ho fatto tutto attorno. Se vedete il tessuto un po' così, non fa niente, lo eliminiamo poi con le forbici. Importante è prendere bene i due strati di tessuto. In basso andiamo a dare la profondità. Quindi apriamo un pochino la borsa così, facciamo coincidere questa con questa così con le mani e andiamo a sistemare da questo angolo a circa 7 centimetri, sia su questo lato che su questo, unisco. Questa deve coincidere con questa in modo tale che viene bene l'angolo. Faccio lo stesso anche su quest'altro angoletto di base e poi alla macchina da cucire effettuerò una cucitura con il punto dritto. Qui e questo qui, quindi elimino lasciando circa un centimetro sia di qua che su quest'altro lato. La parte esterna della borsa è pronta. Andiamo adesso a sistemare l'interno della borsa. Preparo adesso l'interno. Se volete è possibile attaccare una tasca, semplicemente un rettangolo di tessuto delle misure per voi più comode e cucite secondo i due lati. Potete vedere altri tutorial dove l'ho fatto. In questo caso non lo farò. Vado quindi a sovrapporre i due tessuti e
E come ho fatto prima, effettuerò queste tre cuciture lasciando aperta la parte in alto. Ecco qui, ho cucito tutto attorno e ho lasciato questa apertura. Qui in basso faccio come prima, sistemo e misuro 7 cm e 7 e vado ad eliminare questi angoli di base e questo, come ho fatto anche nell'altro caso. Prima, dopo aver cucito, vado ad eliminare. La parte interna è pronta, la vado ad assemblare con la parte esterna. Qui la cucitura tutto attorno è terminata. Vedete? Ora non ci resta che risvoltare. Apriamo l'interno, se vi avete già lasciato l'apertura bene, altrimenti prendete con le forbici e togliete qualche punto di cucitura. Aprite senza rompere il tessuto, ovviamente. Ecco qui, e fate passare la borsa. Dopo aver svoltato, è possibile chiudere questa apertura con un punto a mano oppure con la macchina da cucire, semplicemente con una cucitura molto molto vicina al bordo. Si manda quindi all'interno. E si può fare qui in alto un punto, quindi stiriamo per bene e qui in alto facciamo un punto di cucitura tutto attorno. Quindi sistemiamo per bene. E quindi termino questa operazione e faccio una cucitura tutto attorno. All'interno ho chiuso l'apertura con un punto dritto alla macchina da cucire, mentre all'esterno ho effettuato questa cucitura in alto, tutto attorno. La mia borsa è praticamente pronta. Amiche, se vi è piaciuto questo video, cliccate like, condividete e iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.